Ciao amici, benvenuti sul nostro canale, benvenuti tutti in camper. Oggi ce ne andiamo a Pioraco, non abbiamo prenotato, vediamo un po' se troviamo qualcosa. Intanto ci siamo fermati qui all'MD per comprare il pranzo e adesso intanto Anna sta mettendo dentro la roba e quindi siamo quasi pronti per la partenza. Anna, porto là il carrello? Sì, grazie. Prego, allora andiamo a portare il carrello. Allora, cosa abbiamo comprato di buono oggi? Tante cosine buone. Cioè? Mozzarella, pomodori, cetrioli. Quindi per pranzo oggi raviolini? Oggi raviolini a pranzo, sì. Ok, adesso mettiamo dentro tutto quello che ci sta da mettere dentro e poi al frigo, là, e poi ripartiamo. Adesso porto anche Victor a fare un giretto in modo che almeno ha fatto tutto e poi non ci fermiamo più. Inserire banconote o carte. Inserire un'altra banconota o selezionare le rubature. Thank you.
Ah, lui è più grande. Beh, iniziamo così a Piorago con ravioletti alla ricotta e basta. È un po' d'affettato. Ah, l'affettato che è stato tutto il pane, non avevamo visto. Ok, beh, allora, da tutti in camper, buon pranzo da Gianni e Anna, buon pranzo a tutti, ci sentiamo dopo. Un posticino qui a Piorago, perché guarda che casino, guarda quanti camper, tutto pieno. Adesso ci andiamo a fare una bella passeggiatina qui a Piorago. Ci andiamo a prendere un caffettino perché ne abbiamo molto bisogno. E Victor si è fatto già il suo bagnetto sotto per questo fiumetto. E adesso vediamo dove andare a prendere il caffettino che ci vuole. Miss pistacchio. Miss. Allora, che prendiamo? Tu che vuoi, cono o coppetta? Coppetta. 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 Okay. Quindi misto senza limone, con il limone. A posto. Quindi. Misto senza limone, c'è la panna? No, neanche. La panna. Misto senza limone. A posto. Io. Ok. Ok, ecco qua. Voilà. Metto un attimo qua.
finalmente a casa dopo questa lunga passeggiata. Siamo ritornati qui al nostro camperozzo, eccolo qua. Saluta Anna, come sta il piedino? Insomma, tiriamo a campare. Invece questo proprio c'è i colori del bordo e foglio. Benvenuti tutti in camper. Oggi ci siamo svegliati così, con una tortina al limone, ottima colazione al caffè, un po' di latte e la visuale è questa. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, I'm likely. I be taking shots. Allora, questa mattina andiamo a fare una passeggiatina perché ieri abbiamo visto delle scalette che portavano non so dove. Su un santuario. Su un santuario qualcosa. Adesso vediamo Cana che c'ha la caviglia un po' che ancora gli fa male, vediamo se riusciamo ad andarci. Adesso faremo colazione e poi andremo a vedere questo santuario che è qui nei pressi, non è che sia tanto lontano. Okay, adesso ci stiamo facendo tutto il vialetto alberato. Stamattina presto si può dire che è vuotissimo, non è come ieri, però adesso ci facciamo queste scalette e andiamo a vedere dove portano. Finalmente abbiamo raggiunto le scalette e adesso andremo alla grotta di San Vittorino, patrono di Pioraco. Dice che sono circa 10 minuti di cammino. Qui vediamo la grotta di San Vittorino, fatta in questo modo. E quindi armiamoci di buona volontà e affrontiamo tutte queste scale. Tu, Victor, sei pronto? Yeah. Vamos!
finalmente siamo arrivati qui a San Vittorino. Eccolo qui.
qui termina il sentiero che costeggia tutto quello che è il ruscello con le varie cascate, dopodiché dal cancello in poi comincia il sentiero proprio dei Urgacci per i grandi camminatori. Bene, io spero che questo sentiero vi sia piaciuto e quindi niente, adesso ritorniamo a casa, ritorniamo al nostro Gulliver. Ci dobbiamo prendere comodo perché purtroppo Anna è un po' infortunata alla caviglia e quindi proseguiremo il giro. Ok, a dopo e vediamo Anna cosa ci prepara di buono oggi a pranzo. Che ci prepari oggi di buono a pranzo? Sorpresa, Anna? Sorpresa, sempre surprise. A sorpresa è arrivata mia sorellina e mio cognatino. Ha già si è sistemato, eh? Alla pacchia proprio, eh?